Presentiamo oggi l'Atlante Explorer del 2017, il rapporto che presentiamo ogni anno con i dati e diciamo, le informazioni più rilevanti sulle attività svolte dalla rete Explorer nell'anno precedente. Dunque, nel 2017 la rete Explorer era costituita da circa 650 enti titolari di progetto, quindi comuni responsabili per progetti sui quali avevano presentato una domanda, ma in realtà una rete di 1500 comuni che a vario titolo sono partner fra loro e sono attivamente coinvolti sulla progettualità SPRAR. I posti finanziati lo scorso anno sono stati circa 30.000, ma le persone accolte 35.000. Di queste ne sono uscite effettivamente nel corso del 2017 9.000 e più della metà di queste 9.000 persone sono uscite dall'accoglienza avendo già conseguito un contratto di lavoro, quindi avendo già avviato e consolidato un percorso di inclusione sociale e di integrazione sociolavorativa. Questo per noi è sempre un dato rilevantissimo perché va ricordato che da una parte il tema dell'integrazione, gli strumenti finalizzati all'integrazione sono parte fondante dell'approccio dei progetti SPRAR, quindi l'accoglienza in piccoli numeri, distribuiti in maniera sostenibile sul territorio, la titolarità degli enti pubblici e il tema dell'integrazione intrecciati fra loro sono prioritari per quanto riguarda il modello SPRAR, ma allo stesso tempo un progetto SPRAR non ha l'obbligo di individuare un contratto lavorativo ovviamente ai propri beneficiari, né può farlo da un punto di vista formale, ma il facilitare questo contatto della persona che dovrà lasciare l'accoglienza con il territorio ha sempre di più incrementato le possibilità anche di incrocio fra ricerca e offerta. E questo per noi è uno strumento fondamentale, è un obiettivo fondamentale da raggiungere perché evidentemente previene tutta una serie di possibili criticità in termini di emarginazione sociale della persona che non abbia strumenti per essere autonoma, di eventuale ingresso nel mercato del lavoro nero, se non addirittura di quello della piccola criminalità. Nel 2018, e anche questo è un dato veramente importante per noi, ha continuato a essere incrementata la rete. Quindi i comuni che complessivamente sono coinvolti nella rete SPRAR sono circa 1.800, i progetti sono passati a 870 e i posti a quasi 36.000, nonostante quest'anno non sia stata pubblicata la graduatoria dei comuni che hanno fatto domanda a luglio. E quindi, nonostante tutte le difficoltà, è evidente che c'è un percorso evolutivo della rete SPRAR e di adesione spontanea e volontaria da parte dei sindaci, degli amministratori di tutte le appartenenze politiche e partitiche, proprio perché è stato ormai verificato nel tempo il vantaggio per tutto il territorio di poter governare in maniera virtuosa il fenomeno dei richiedenti asilo e dei rifugiati.